Bene, ci accingiamo alla fase finale di questo terzo congresso di Liberi TV. Io chiedo, allora, il Presidente si avvale dalla sua facoltà di replicare, ci ha promesso una breve replica, gli cedo immediatamente la parola. Allora, sì, grazie Marco. Allora, il presidente tesoriere, perché praticamente il mio intervento brevissimo sarà di proposta di variazione della quota di iscrizione a 10 euro per le persone senza reddito e studenti e 20 euro come quota ordinaria. Questa è una mia proposta di variazione e poi va bene, io voglio semplicemente ringraziarvi per aver partecipato a questo congresso, ringrazio la presenza di Donato Volpicella che è stato finalmente bello vederlo in volto perché oltre alla voce, oltre al suo operato c'è anche una persona dietro a Liberi TV, ringrazio Gianni per le proposte fatte e ringrazio soprattutto chi è intervenuto e ci ha dato l'input di fare meglio e di rivolgerci magari anche ai fondi, diciamo, proposti dalle regioni. Lo faremo, come faremo anche sicuramente di più, però è anche vero che noi chiediamo non tanto il contributo economico quanto le persone. Quindi io vi chiedo semplicemente di moltiplicarvi e di dare la possibilità, non so, a Gianni di avere qualche persona in più che magari con lui possa raggiungere dei luoghi di Roma per essere appunto più presenti sul territorio. Anche qui in Calabria c'è bisogno di persone che hanno voglia di far conoscere più informazioni possibili, quindi più Liberi TV, più siamo noi. Quindi Liberi TV si propone oltre ad essere web TV di servizio, ma anche di crescere in presenza sul territorio. Quindi ben vengano le persone, ben vengano diciamo, la voglia di impegnarsi. E quindi io ringrazio soprattutto chi ha fatto l'intervento prima di me. Perché è importante soprattutto quello che i soci, gli iscritti e anche gli iscritti danno a Liberi TV. Io vi ringrazio, buon proseguimento di congresso, grazie Gianni, grazie Marco, grazie Donato. Ci vediamo più tardi per le fasi conclusive del voto. Buona serata. Grazie. Comarchese, allora, sono le ore 20, forse manca un minuto, mancano 3 minuti. Allora, norma di ordine dei lavori, scade praticamente il termine per la presentazione di emendamenti alla mozione generali, scaduto il termine per la presentazione di proposte di modifiche statutarie, Presidente Tesoriere ha replicato, quindi si apre la fase delle votazioni. Allora, noi metteremo in votazione alcuni documenti che sono i seguenti. Il bilancio preventivo consuntivo e rendiconto, per cui gli iscritti riceveranno un'email dove potranno esprimersi nei modi consueti, dal proprio indirizzo di posta elettronica col quale si sono registrati al congresso, riceveranno l'invito al voto e potranno votare con sì, no, mi astenuto, oppure approvo, non approvo, astenuto. Poi arriverà un'altra email con la proposta per quanto riguarda la nuova quota di iscrizione. Il presidente e tesoriere propone la modifica della quota che fino adesso è rimasta invariata a 10 euro. E quindi si conferma la quota di 10 euro per persone senza reddito e studenti, 20 euro per tutti gli altri, quindi diciamo la quota che potremmo chiamare ordinaria. Questa era la seconda email dove vi si richiede il voto. La terza email dove vi si chiede il voto è sulla mozione generale, per cui il testo che trovate è già pubblicato sul nostro sito. E se non ho commesso errori, credo che sia tutto. Quindi bilancio preventivo, consuntivo e rendiconto. Quota di iscrizione, non ci sono modifiche statutarie, non ci sono emendamenti, quindi si vota la mozione generale. E allunghiamo i termini per quanto riguarda il voto, per cui il seggio si apre
in questo momento, nei prossimi minuti, sulle caselle posta elettroniche riceverete questi mail, voterete, il seggio resterà aperto fino alle ore 21.30. Alle 21.30 ci ricollegheremo in diretta, per cui daremo conto dell'esito del voto, posto che ogni congressista, siccome sta nel Google Group, potrà farsi poi la controprova per vedere e contare, voglio dire, i voti, per vedere quante, quali sono i sì, no, eccetera, eccetera, perché in questo caso qui non ci sono voti segreti, ma sono tutti quanti i voti palesi. A questo punto, se la regia non ha nulla da aggiungere, se il nostro direttore non ha nulla da aggiungere, io sospenderei i lavori del congresso augurandovi buon voto. Ecco, la regia mi dice che non ha nulla da aggiungere, quindi è tutto a posto. E quindi ci ricollegheremo in diretta alle 21.30 per l'esito della votazione su questi documenti congressuali e poi per la chiusura dei lavori. Grazie a tutti e a più tardi. A dopo. Liberi TV, Marco Marchese, speaker delle fasi conclusive del terzo congresso dell'associazione. Allora, abbiamo il risultato elettorale, io però prima devo fare una precisazione e anche un'ammenda, perché nelle procedure, sebbene questo a norma di regolamento del congresso non sia esplicitamente obbligatorio, ho omesso però di fare una domanda ai congressisti collegati online se qualcuno avesse voluto animare il dibattito sia sul bilancio e sia sulla mozione generale. Questo purtroppo mi è sfuggito, io sono passato subito alla fase conclusiva del voto. Però c'è anche da precisare che nessuno ha chiesto la parola, di conseguenza nessuno ha avuto nulla da ridire e da obiettare, di conseguenza la Presidenza ritiene assolutamente valida la procedura, si è proceduto poi dopo alle votazioni e ho qui il risultato. E prima di chiudere questa fase conclusiva io voglio ringraziare nuovamente Donato Volpicella per aver gestito in modo egregio, in modo impeccabile la parte tecnica, e Riccardo Cristiano, il presidente tesoriere, e Gianni Colacione, che è il direttore della Web TV. Abbiamo aggiunto dei nuovi contenuti a quelli che ai congressi precedenti. Speriamo che questa nostra esperienza possa essere copiata da tante altre associazioni. E chiedo a Riccardo, a Gianni, a Donato se vogliono aggiungere, intervenire in questa breve fase conclusiva prima che do l'esito delle votazioni, dopodiché dichiareremo chiusi i lavori del terzo congresso di Liberi TV. Qualcosa da aggiungere, Gianni, Riccardo, volete aggiungere qualcosa? No, non ci sono segnali. Solo sì. Dei saluti e dei ringraziamenti ovviamente per tutti quelli che hanno contribuito e soprattutto un invito a essere interattivi anche nell'impegno, nel senso che oltre che a vedere i nostri video, a commentarli, se è possibile, se c'è qualcuno che possa aiutarci e aggiungersi alla redazione attuale che con le aspirazioni che abbiamo in qualche modo avrebbe bisogno di ulteriori risorse umane, diciamo così. Bene, ti ringrazio. Allora, l'esito dei voti, il bilancio consuntivo è stato votato da 8 congressisti ed è stato approvato all'unanimità. Il bilancio preventivo è stato votato da 9 congressisti ed è stato votato all'unanimità. La quota di iscrizione per il 2016 differenziata, 10 euro per chi non ha reddito e per gli studenti, 20 euro per tutti gli altri, diciamo la quota ordinaria, è stata votata da 8 congressisti e è stata approvata a larga maggioranza con 6 voti favorevoli, 1 contrario e 1 astenuto. Il bilancio preventivo l'abbiamo detto, la mozione generale è stata votata da 9 congressisti ed è stata approvata all'unanimità. Con questo dichiaro chiusi i lavori del terzo congresso di Liberi TV e un saluto caloroso a tutte e a tutti. Grazie.